Buongiorno a tutti, benvenuti a questa prima edizione del Diversity Day in formato digital. Sono Daniele Regolo, fondatore di JobMeToo, siamo partner del Diversity Day realizzato insieme a Value People. Siamo consapevoli che in quest'anno così particolare era un po' un obbligo diventare digitali anche noi al 100% e siamo anche consapevoli che non è così semplice. L'esperienza ce lo ha insegnato in questi mesi di pandemia, di necessità in cui ci siamo dovuti adattare ad una nuova situazione ambientale, che non è così facile e scontato avere nell'online, nel digital, una dimestichezza quotidiana per 8 o più ore al giorno. Quindi questo per dire, ecco, non aspettiamoci troppo da questo evento, nel senso che tutti noi siamo chiamati ad essere un po' attenti, collaborativi, a rispettare un po' l'etichetta digitale che stiamo tuttora imparando, affinché questo tipo di evento, quando tutto sarà finito, possa diventare una regola, un appuntamento fisso, perché ci siamo resi conto che, anche se sicuramente non siamo ancora pronti per ospitare nel digital tutte le tipologie di disabilità, è un po' un esperimento quello che facciamo. Ecco perché abbiamo molto bisogno anche di voi, dei vostri suggerimenti che perverranno nelle prossime settimane. Ci siamo però resi conto anche che la potenzialità dell'online ci permette di raggiungere, di essere raggiunti quando anche eventi fisici come Milano, Verona, Roma, per citare le tappe storiche, Torino e altre che andremo a realizzare quando sarà possibile, comunque non consentono a tutti di essere raggiunte. Quindi il nostro obiettivo vero, autentico, è quello di realizzare un evento digitale, uno o più di un evento digitale durante l'anno, che diventino appuntamenti fissi, insieme alle edizioni fisiche, perché anche quelle hanno la loro importanza. Lo abbiamo visto in questi anni. Nel momento in cui il candidato si presenta, il candidato con disabilità si presenta all'azienda, vive un momento vero, autentico, è un momento necessario che completa le grandi potenzialità dell'online. Quindi cerchiamo di fare tesoro di questa esperienza, di fare in modo che se ci dovesse essere qualcosa non necessariamente di negativo, ma da imparare per le prossime edizioni, cerchiamo tutti di mettere, di far tesoro appunto di questi momenti per far sì che le potenzialità di un career day esclusivamente digitale possano essere poi patrimonio di tutti nei prossimi mesi, nei prossimi anni, perché sicuramente a chi vive a centinaia di chilometri da un evento che si può tenere in una città piuttosto che non in un'altra, può essere molto utile sapere che ci sono anche occasioni di career day che evitano uno spostamento fisico. E questo ci fa anche capire un po' nel momento della difficoltà, nel momento della pandemia, nel momento della crisi, quante suggestioni poi arrivano sul nostro tavolo, quante ispirazioni per il futuro. È chiaro che quando vanno inventate delle nuove realtà, ci sono anche dei momenti di adattamento. Quindi ci vuole un po' la collaborazione di tutti e noi abbiamo. Poi ve lo dirà, adesso vi dico anche, cerchiamo entro le 10:30 di finire questo primo evento di presentazione. Marina Massaro, che parlerà dopo,
darà qualche indicazione tecnica sull'utilizzo della piattaforma e su come sarà più o meno impostato questo evento, che non può più essere pensato in un solo giorno, ma deve essere distribuito su più giorni, addirittura settimane, una settimana di incontri esclusivi attraverso la formula del webinar, una settimana dedicata ai colloqui, un'altra settimana dedicata a chi andrà avanti nei colloqui. Quindi anche questo però è un esperimento, è tutto un in divenire, in cui poi tutti noi dovremo capire quale sia la formula migliore, perché come potete immaginare, certo, realizzare l'evento di un giorno è molto impegnativo, c'è un grande lavoro prima, anche di comunicazione, e un grande lavoro dopo. Però è chiaro che realizzare un evento online che prende più di una settimana è ugualmente molto molto dispendioso. Quindi cerchiamo veramente tutti di fare il possibile. Oggi non so ancora l'ordine, perché ci sono alcune persone che devono arrivare in postazione. Abbiamo Elio Benvenuti, che è un lavoratore con DSA e lavora in una compagnia nel settore assicurativo, che spiegherà un po' meglio la sua esperienza e quanto la DSA, la dislessia, siano temi sicuramente oggi molto, molto nei nostri obiettivi. Basti pensare per esempio alle università, quando hanno nel loro settore della disabilità, includono sempre anche la DSA, ma non ancora del tutto conosciuti, quindi sentiremo un'esperienza personale. Poi diamo la palla al nostro, penso che lo conosciate molti, Joshua Paveri, una colonna di GiovMeToo, si è occupato di parte commerciale, ora è nella parte della comunicazione, che darà il suo punto di vista, il punto di vista di un candidato. Abbiamo il professor Medaglia della Sapienza di Roma, che ci raggiungerà credo per ultimo, adesso vediamo un attimo gli orari, e darà una testimonianza importante su quello che fa l'università, ma l'università in generale, qual è il compito dell'università nell'accompagnare, nel traghettare gli studenti con disabilità verso il mondo del lavoro. Quindi io dopo questa introduzione mi fermo, anche se avrei tanto, molto da dire, però voglio che sia ottimizzato anche la gestione del tempo. E lascio un attimo la parola alla nostra Marina Massaro, che ci darà qualche indicazione di massima, intanto che io faccio un po' di ordine con i prossimi ospiti. Marina, grazie, lascio a te. Grazie, grazie Daniele. Allora io volevo parlarvi, giusto darvi due indicazioni tecniche su come si svolgerà questo evento, poi naturalmente se avete domande ci siamo anche alla fine della conferenza e possiamo rispondere adesso anche in chat, ci sono i miei colleghi a supportarci, che ringrazio. Allora, tutte le attività come quella di oggi si svolgeranno qui sulla piattaforma di Sky Meeting, ci saranno invece alcune sessioni che gestiremo su Zoom, soprattutto per utenti con disabilità visiva che riescono a gestire meglio appunto la piattaforma di Zoom. Tutte le attività sono su prenotazione, quindi vi dovete iscrivere insomma sul nostro sito diversityday.it e vi arriverà tramite mail il link per collegarvi. Quindi praticamente iscrivendovi sulla piattaforma, sul nostro sito Diversity Day, entrerete come in questo momento come ospite, e in questo caso, visto che tanti anche lo stanno chiedendo in chat, non avete diciamo l'abilitazione di microfono e webcam, quindi vedete soltanto i relatori. I link vengono inviati la sera prima di ogni evento. Quindi se vi iscrivete il giorno stesso non ricevete in automatico il link, ma eventualmente ci scrivete sulla nostra mail info@diversityday.it. Però vi consiglio di iscrivervi con anticipo, in modo tale che riceverete la mail con il link e anche un promemoria un quarto d'ora prima.
controllate ovviamente anche in spam per qualsiasi informazione comunque. Siamo a disposizione sulla nostra mail. Sul sito trovate in fondo tutti i contatti che vi possono servire. Vi consigliamo di collegarvi da Chrome e ovviamente di mettervi in un punto dove avete una buona connessione. Si può utilizzare anche su cellulare questa applicazione, è molto comoda, anzi in realtà non è un'applicazione, quindi non c'è nulla da scaricare, potete utilizzare sia computer che cellulare. E noi siamo sempre in regia, quindi vi diamo supporto sempre in tutti gli appuntamenti. Potete appunto fare le domande in chat ai relatori e possono rispondere o come faremo qua alla fine per tutti in pubblico oppure possiamo rispondere anche in privato. Come vedete questi webinar sono sottotitolati, sono registrati, quindi li potete anche rivedere nei giorni successivi. Vi daremo poi il link per rivederli e gli utenti che necessitano di un interprete LIS lo dovranno segnalare anche qui scrivendoci a info@diversityday.it. Direi che ho detto insomma le cose principali. Un'ultima cosa che volevo segnalare è che molte aziende che sono presenti a questo evento sono a disposizione anche per rispondervi in chat sul sito Diversity Day. Quindi su ogni pagina dell'azienda c'è scritto quando i manager o i recruiter sono disponibili a rispondere in chat e andrete sulla loro pagina, vedrete comparire il bollino con il simbolo della chat, vorrà dire che c'è qualcuno in quel momento che può rispondervi e quindi potete chattare direttamente con loro. Io per adesso, insomma, sono qui a disposizione se avete altre domande alla fine. E per ora, insomma, ringrazio Daniele per tutto e se vuole passo di nuovo la parola a lui o a Joshua se è pronto, insomma. Eccoti. Eccomi, ho tolto l'immagine per non appesantire la linea. Io credo che se Elio Benvenuti è pronto, Joshua, lo teniamo ancora un attimo in attesa, lascerei la parola a lui perché credo che sia una testimonianza molto significativa di un lavoratore che vive sulla sua pelle una condizione specifica di SA e ci farà capire un po' sia quello che ha provato personalmente, sia quanto è importante e strategico affrontare questo tema per le aziende. Quindi chiedo ad Elio di intervenire, di apparire e io a mia volta mi farò nuovamente da parte. Lo aspettiamo. Eccolo, benissimo Elio, grazie. Sì, credo manchi il microfono. Ecco, mi sentite? Benissimo Elio. Il bello della diretta. Grazie di essere venuto, mi fa piacere che ci conosciamo da tanti anni. Abbiamo vissuto tanti eventi insieme e credo sia un momento importante questo. Ti lascio una decina di minuti, non oltre, scusami. Ma anche troppi, guarda. No, sono un po' rigido con i tempi. Ok, grazie mille, lascio a te Elio, grazie. No, ma io innanzitutto ringrazio te e gli organizzatori di avermi invitato per parlare di una questione che in Italia purtroppo non è ancora abbastanza conosciuta a livello lavorativo. Premetto, chiedo scusa se sentite rumori, ma il bello dello smart working, o così definito, è che se hai i lavori in casa del vicino si sentono anche in tutti quanti le altre case che sono collegate. Io vi ringrazio per avermi invitato perché io sono un lavoratore con DSA, che sono i disturbi specifici dell'apprendimento, che come ente più conosciuti come dislessia,
e che sono appunto, come voi stesse vi rendete conto dal nome, sono spesse volte collegati molto più alla questione scolastica, più che ad altre questioni, specialmente nell'ambito italiano, che è un ambito dove la questione è ancora troppo poco dibattuta. Mi piace sottolineare il fatto che incomincia a parlarsene in questo periodo, proprio perché l'associazione di cui faccio parte, io faccio parte dell'Associazione Italiana di Dislessia, sono un socio dell'associazione, è nata 20 anni fa. In questi 20 anni i ragazzi con DSA sono stati la prima generazione di persone con dislessia consapevoli di esserlo pienamente e quindi adesso cominciano a essere adulti, cominciano ad entrare nel mondo del lavoro, cominciano a interrogarsi come porsi al mondo del lavoro. Semplicemente perché la dislessia non è una questione che esiste da adesso nel mondo del lavoro, è sempre esistita, i dislessici sono sempre esistiti nell'ambito lavorativo. Semplicemente prima loro stessi non sapevano di esserlo e il contesto in cui loro vivevano non li comprendeva. Faccio un attimo un inciso per spiegare cos'è la dislessia. La dislessia è un disturbo neurologico che coinvolge specificatamente molti ambiti sensoriali, può avere diverse comorbidità. Un dislessico, un DSA, può essere appunto, può avere un problema di dislessia, quindi un problema di lettura, un problema di disgrafia, quindi di scrittura, di disortografia, quindi utilizzare la grammatica, di discalculia, quindi di avere difficoltà nell'ambito di calcolo, poi tutta un'altra serie di problematiche minori, la disnomia, che ad esempio nel lavoro che vi racconterò è un fastidio enorme, cioè quello di dimenticare i nomi delle cose, delle persone, mentre tu li stai utilizzando. Questi ambiti possono in una persona con DSA essere presenti con diversi tipi di importanza o singolarmente o tutti quanti insieme. Quindi ogni dislessico, ogni DSA è completamente diverso dall'altro, quindi non è un punto di riferimento un dislessico che voi incontrerete rispetto a un'altra persona. Questo è un altro elemento che poi vi racconterò, spesse volte crea difficoltà perché tu pensi di conoscere una persona perché ti ha raccontato di essere un DSA e poi ne scopri che in realtà è completamente diversa. Tanto più nel fatto della cosiddetta invisibilità. Cioè, io sono dislessico, se non vi dicessi che sono dislessico, voi inizialmente non ve ne accorgereste. Vi faccio un esempio parallelo completamente diverso. Se io fossi un non vedente, anche solo in maniera stereotipata, magari anche sbagliata, voi comunque mi inquadrereste nelle difficoltà che potrei avere con voi. Non mi chiedereste i colori, vi faccio dire. Un dislessico, invece, essendo invisibile nella propria condizione, ha quella ulteriore problematica di doversi a volte far comprendere. I dislessici in Italia, secondo i recenti dati, sono intorno al 5% della popolazione, 120.000 ragazzi ogni anno escono dalla scuola con diversi tipi di questa condizione e si affacciano all'università o al mondo del lavoro. È un dato ampiamente sottostimato, sappiamo che la media europea è del 7%. Nei paesi anglosassoni come l'Inghilterra siamo all'11-12% stimato, quindi sappiamo che nell'ambito lavorativo in questo momento ci sono milioni, letteralmente milioni di dislessici che spesse volte ancora oggi, appunto, come dicevo, non sono consapevoli di esserlo e quindi spesse volte non riescono a approcciarsi bene nell'ambito lavorativo. Vi spiego perché nell'ambito lavorativo oggi riescono molto di più la loro presenza rispetto al passato. Io sono di Torino e mi piace fare un esempio per me molto caro, cioè quello della metalmeccanica. Un operaio specializzato degli anni 50 poteva anche solo avere la quinta elementare, però dimostrare la sua bravura, la sua capacità in maniera esperienziale e quindi sviluppare la sua competenza negli anni, diventando ad esempio quello che nell'ambito della metalmeccanica automobilistica è uno degli ambiti più prestigiosi nell'ambito il cosiddetto battilastra, cioè quello che manualmente, in maniera artigianale quasi all'epoca, riusciva a modellare i dettagli delle carrozzerie. Questa persona poteva avere anche la quinta elementare e sviluppare la sua competenza in maniera esperienziale, diventando anche un operaio di alto livello. Oggi invece un operaio specializzato deve sapere usare strumenti di calcolo, deve sapere l'inglese, deve saper gestire con velocità aggiornamenti magari di moduli di 300 pagine e altre cose. Questa questione per una persona con DSA può essere un problema se non gestita adeguatamente.
Allo stesso tempo, però, una persona con DSA nell'ambito lavorativo, nel mondo d'oggi, può mostrare le proprie potenzialità, superando le proprie difficoltà, grazie proprio alle tecnologie. Ad esempio, in questo momento io sto parlando con voi con una piattaforma, che utilizza degli strumenti accessibili. Io potrò, se dovessi riascoltarmi, potrei ascoltare la registrazione, potrò riavere il testo che in questo momento si sta scrivendo e potrò quindi poter leggere con un audiolettore il testo che voi state in questo momento leggendo. Questi strumenti banali, presenti ormai in maniera standardizzata in molte piattaforme, sono strumenti che permettono a una persona con DSA di poter lavorare insieme agli altri con strumenti standard, senza dover avere quelle problematiche che in passato avrebbe avuto. Vi faccio l'esempio personale. Io lavoro per Alleanza Assicurazioni, che è una società assicurativa del gruppo Generali. Faccio un lavoro, ad esempio, che sarebbe lontanissimo dallo stereotipo del lavoro che potrebbe fare un dislessico. Perché mi devo occupare di contrattualistica, mi devo occupare di analisi di calcolo. I prodotti che noi gestiamo sono soprattutto finanziari, quindi sarei veramente impossibilitato a attuare questo lavoro. La mia azienda, però, essendo fortemente informatizzata, dà a tutti i lavoratori un tablet, dà a tutti i propri agenti degli strumenti informatici, che al loro interno hanno strumenti di accessibilità già preesistenti, quindi neanche con la necessità di dover costruire un ambiente accessibile, e quindi io ho degli strumenti che tramite quello che mi ha dato l'azienda mi permettono di fare il mio lavoro agilmente, di dimenticarmi di avere la difficoltà di scrivere una mail in 30 secondi quando ho un audiodettatore che mi permette di scriverla, di dimenticarmi di fare un calcolo preciso col cliente quando ho il mio sistema che mi fa la valutazione matematica del dato senza che io debba mettermi a calcolare nello specifico. Questo mi permette di lavorare in maniera molto attiva con il mio cliente e quindi poter essere efficiente. Soprattutto, questo mi permette di poter utilizzare quelle capacità che un dislessico sviluppa dalla sua difficoltà a mio favore. Vi faccio un esempio importante. Come voi tutti sapete, infatti a me piace molto che qui si usi il termine di diversity, cioè un'idea molto più ampia, anche perché spesse volte nel concetto italiano in maniera sbagliata si usa il termine disability o disabilità per sottrazione, cioè si pensa cosa non sa fare quella persona, non cosa sa fare, in che contesto la sa fare, come ad esempio accade in altri ambienti lavorativi anglosassoni. Per fortuna nel nostro paese molte aziende cominciano a interrogarsi e cominciano a essere molto sensibili su questa cosa, stanno rompendo questo paradigma. Quel paradigma del bilancio delle competenze. Una persona con delle difficoltà, delle diversità, se ha delle capacità intellettuali, naturalmente deve essere una persona capace, perché non tutte le persone possono essere competenti in un certo ambito rispetto a un altro. Le diversità sono una nostra caratteristica, non siamo noi, quindi noi dobbiamo essere competenti, perché se no, diversità o non diversità, le nostre capacità, se non esistono, non possono essere sviluppate in ambito aziendale. Però, ad esempio, un dislessico, da quando si alza al mattino a quando va a dormire, ogni giorno deve risolvere piccoli gravi problemi da dover gestire per essere al passo con gli altri, da leggere un orario ferroviario, da dover fare un rendiconto velocemente con gli strumenti di cui vi dicevo, dover gestire un rapporto con l'altrui sapendo che l'altrui non necessariamente non conosce la sua diversità. Questo genera nella persona con DSA una capacità di cosiddetto pensiero differente, di problem solving differenziato. Questa cosa è fondamentale per un'azienda, perché cosa serve un'azienda, specialmente nell'ambito manageriale? Spesse volte serve una persona che sappia gestire problemi con soluzioni diverse. E quindi in quel caso una persona con DSA può essere una persona che, al netto delle sue difficoltà, dà un valore aggiunto all'azienda. Non a caso, se uno poi va a vedere negli Stati Uniti o nella Gran Bretagna, senza fare esempi importanti come Richard Branson o come Steve Jobs, è presente, molte volte sono presenti, ci sono dati non ancora confermati che hanno analizzato però la presenza spesse volte nell'ambito manageriale e imprenditoriale di persone con DSA, proprio perché questa capacità di ragionamento differente può essere un valore aggiunto. Un altro valore aggiunto che parte da una difficoltà è che una persona con DSA sa che non può far tutto da solo. Ci sono delle cose che conosce come fare, sa come gestire, ma
per motivi di saturazione o per motivi ambientali non può fare, quindi deve chiedere un supporto a un'altra persona. Però questa cosa da un punto di debolezza può diventare un punto di forza, perché se io divento una persona strutturata nel saper chiedere agli altri di supportarmi in aiuto, questo è quello che esattamente fa un manager. Cosa fa un manager? Un manager sceglie le persone più adatte per un tipo di lavoro che lui non potrebbe fare da solo o che conosce, però non è un ingegnere, comprende la problematica tecnica, ad esempio motoristica, ma non è un ingegnere, deve selezionare però gli ingegneri migliori, deve sapere quali sono i più adatti. Quella è una cosa che un dislessico fin da piccolo, se incentivato nella sua capacità, riesce a fare in maniera molto, molto, molto naturale. In quel caso, ad esempio, nelle risorse umane o nella gestione manageriale, questa è una grande capacità, senza contare spesse volte le competenze anche di tipo di design o di creatività, che nell'ambito del design sono molto, molto, molto utili. Qual è però la necessità fondamentale? È saper riuscire a far comprendere alle persone di SA, soprattutto di comprendere la propria condizione, spesse volte, e soprattutto a loro stessi e agli altri far comprendere queste necessità. In Italia, per fortuna, l'Associazione Italiana di Dislessia, ad esempio, ha sviluppato un progetto che si chiama DSA Progress for Work, che è proprio un progetto che è pensato per supportare le aziende a comprendere queste potenzialità, a capire come gestirle, a creare un ambiente dyslexia friendly, esattamente come accade in Inghilterra nell'ambito scolastico. Soprattutto a comprenderne la normalità, perché vedete, una cosa fondamentale in tutte le diversità, il grande ostacolo da superare è spesse volte creare una condizione di normalità. Vi faccio un esempio pratico. Io in questo momento vedete che ho degli occhiali anche con un'estetica, cioè sono anche piacevoli da avere addosso nella conformazione della mia persona. Beh, queste sono delle protesi vere e proprie, sono delle soluzioni mediche per supportare il mio deficit visivo. Se io vado al lavoro con gli occhiali, nessuno mi chiede ma perché questa persona porta gli occhiali, ma per quale motivo, qual è il suo problema, cosa possiamo fare per supportarlo. Tutte le persone considerano che semplicemente io ho bisogno degli occhiali, quindi nessuno mi chiederà di toglierli o di non utilizzarli, ad esempio. Ecco, le diversità riusciranno a avere, come nel campo della dislessia, una condizione di normalità quando questa condizione comincia ad essere normale soprattutto per gli altri. E quindi è fondamentale spiegare soprattutto agli altri cos'è la dislessia, come le altre diversità. Per quello noi insegniamo tramite i nostri training come supportare i ragazzi a spiegarsi, perché questa invisibilità è appunto necessario che le persone sappiano descriversi, anche perché purtroppo, come succede spesse volte in molte diversità, sono proprio gli ambiti più difficili dove noi abbiamo difficoltà. Magari siamo molto bravi a fare meeting, a riuscire a spiegare, a riuscire a organizzare uomini, ma nelle cose più difficili, più fastidiose, come scrivere una mail in 30 secondi, come gestire un rendiconto, lì abbiamo difficoltà, e quindi può generare una condizione di diffidenza, perché proprio in quelle particolarità uno non riesce, e quindi è lì che bisogna far comprendere, visto che queste problematiche possono comprendere da un momento all'altro altrui, nel saperti supportare, soprattutto per poter lavorare al meglio con te. Questa è una cosa fondamentale. Peraltro la dislessia nell'ambito italiano non è considerata una disabilità, e quindi non è ad esempio nelle leggi sulla disabilità, tant'è che noi stiamo lavorando come associazione per portare avanti una proposta di legge, perché la dislessia nell'ambito della legge 160, che è la legge sulla dislessia nazionale, abbia soprattutto quei diritti necessari, ma soprattutto aiuti le aziende a trasformare questi progetti privati in politiche pubbliche. Però vi dirò di più, credo che non far parte di quella legge su certi aspetti ci abbia avvantaggiato, perché, come voi ben sapete, la categoria protetta crea un diritto, ma a volte crea purtroppo una condizione di acquiescenza nella condizione della diversità. Noi, non avendo quella condizione, dobbiamo necessariamente puntare sulle nostre capacità. Questo è uno stimolo in più. Uno stimolo molto in più che, secondo me, paradossalmente dà un vantaggio, tant'è che voi tutti ben sapete che chiunque ha una diversità nell'ambito lavorativo non ha mai fatto carriera grazie a una legge, ma ha fatto carriera perché ha dimostrato le proprie capacità, ha abbandonato le,
le proprie questioni. Mi spiace ad esempio non riuscire adesso a rispondere a tutte le domande, ma mi scorrono troppo velocemente. Semmai volentieri lascerò i miei riferimenti, scrivetemi pure a latere in merito a questo. Quindi io credo che questo sia molto fondamentale, soprattutto una battaglia di tipo culturale, e credo che le aziende stanno rispondendo a questa battaglia culturale, la mia come tante altre. Io vedo ad esempio che fra i vostri partner c'è una società del gruppo TIM. TIM sta lavorando molto con l'Associazione Italiana di Dislessia per sviluppare strumenti attivi per supportare nell'ambito lavorativo le aziende, soprattutto nella telecomunicazione, perché chiudendo, perché credo che il mio tempo sia finito, una cosa molto importante in questo momento dove noi stiamo lavorando in cosiddetto smart working, anche se sappiamo che è un termine molto più vasto spesso e volte di quello che lavoriamo, uno smart working accessibile come quello che stiamo usando adesso addirittura aiuta le persone con diversità. Uno smart working non accessibile, non funzionale, le esclude. Quello è un ambito fondamentale. Voi ad esempio state usando una piattaforma che io trovo molto bella, molto pratica, molto utile a chi ha una diversità al di là della questione del lavoro a distanza, ad esempio. Elio, io ti ringrazio veramente perché hai toccato non uno, attraverso la lente della DSA hai toccato tantissimi temi. Guarda, ne cito due o tre senza approfondirli perché poi ti chiederò di uno spazio più lungo, ci vedremo in un'intervista tua e io, con calma, per approfondire meglio questi temi, cioè il fatto che tu svolga una mansione che apparentemente può sembrare incompatibile con la tua condizione. Il fatto che hai toccato il tema strategico, fondamentale, anche un tema europeo di grande valenza per i prossimi 10 anni, l'accomodamento ragionevole. Il fatto che tu abbia toccato in modo così esemplare l'arma a doppio taglio del collocamento mirato, quindi se da una parte è uno svantaggio, dall'altra addirittura è un vantaggio. Sono tutti temi su cui torneremo, ma sono felicissimo che una persona come te, siamo amici, possiamo dircelo. Molto volentieri, ho l'onore di esserlo. È reciproco. Una persona come te abbia potuto illuminare tutto il nostro auditorio in 10 minuti sull'importanza di questi temi e vedendo anche i commenti che sono arrivati, cioè capire quanta ricchezza ci possa essere, ma non una ricchezza detta, una ricchezza che tu ci hai dimostrato proprio con dei fatti concreti. È assolutamente un intervento troppo importante per questa prima giornata di apertura. Mi lusinghi troppo adesso. Assolutamente, non lo so io, no, io sono severo, assolutamente, non dubitare. Quindi ti ringrazio, ti ringraziamo. Grazie, ti chiedo di chiudere adesso di nuovo la telecamera, certo. E ci rivedremo, sentiremo sicuramente. Con vero piacere. Grazie anche agli interventi che stanno arrivando. Non avevo dubbi su questo perché conosco Elio da tanti anni e rappresenta una condizione appunto che è borderline, per usare un termine no, familiare, sul filo di lana. Un intervento che ci fa capire tante cose, non solo alle aziende, ma anche lato candidati. Io adesso ho il piacere di ritrovare il professor Medaglia, che aspetto qui di vedere sul video. Non so se la regia me lo fa apparire, perché so che era stato imbottigliato nel traffico di Roma. Comprensibilmente, ecco, io vedo adesso l'icona, aspetto di vederlo anche in immagine, non so se è collegato, credo che sia collegato. Eccomi. Ecco qui, io salto i titoli e ti do del tu, come avevamo detto quando ci siamo visti, ti chiamo Gianni semplicemente. Ti abbraccio, mi scuso all'inizio, tu non neanche sentivi, non eri collegato, ho confuso Tor Vergata con Sapienza, perché ogni tanto un po' di confusione si fa, ti chiedo scusa per questo. Noi siamo entrambi in splendidi rapporti con tutti e due gli Atenei. Allora Gianni, io sono felice che tu sia qui, perché l'università in questi anni
ha fatto dei grandissimi progressi e porta un grandissimo valore per accompagnare gli studenti con disabilità verso il mondo del lavoro. E mi aggancio all'intervento precedente di Elio Benvenuti, che appunto è una persona con DSA. Le persone come te che rappresentano non solo gli studenti disabili, ma anche c'è scritto DSA, proprio per dare un'idea di completezza, proprio perché le università si preoccupano, a volte precorrono i tempi, cercano di andare avanti, di anticipare. Allora io ti chiedo, in un intervento libero, ti lascerò anche a te una decina di minuti, di parlarci anche un po' di quanto questo anno abbia condizionato il vostro lavoro in ottica disabilità e delle ispirazioni che vi sta dando per il futuro. Gianni, grazie, lascio a te e io scompaio. Quando mi vedrai apparire sarà un modo discreto per dirti che il tempo sta finendo, avrai ancora 2 o 3 minuti. Grazie Gianni. Ciao, grazie. Allora, sperando mi sentiate bene, io intanto mi presento, veramente sono onorato di questo spazio, prenderò pochi minuti. Mi presento, sono allora qui a Tor Vergata, a Roma, il delegato per l'inclusione, quindi un termine che a 360 gradi vuole intendere naturalmente l'accoglienza delle persone con disabilità. Questo parte da una legge del 99, e per cui è un obbligo da parte dell'università avere una figura come la mia e un gruppo di lavoro. E poi, visto che si parlava molto bene, mi riaggancio all'intervento precedente di DSA e anche di BES, di bisogni educativi speciali, e le università ormai hanno aperto sia per legge dal 2010 ai DSA, sia ecco come sull'onda lunga di quello che sta avvenendo nei licei, negli istituti superiori, evidentemente abbiamo accolto e valutato le possibilità di accompagnare durante il percorso universitario ragazzi con bisogni educativi speciali. Bene, allora, intanto perché sono contento di questa giornata? Perché va sull'onda lunga di un rapporto, devo dire, forte, oltre che, non posso dire di lavoro, perché va oltre il lavoro, insomma, di stima e di, come dire, proficuo intervento da parte universitaria e da parte di Job in Two, di Value People, insomma, degli organizzatori di questa giornata. Ne testimonia il fatto che insomma almeno tre o forse 4 edizioni fisicamente sono state organizzate a Tor Vergata negli ultimi anni. Perché c'è stato questo matrimonio tra noi? Insomma, ovviamente io ormai dopo 11 anni di questo ruolo qui so riconoscere un pochino anche a fiuto, no? Laddove c'è solo un discorso di convenienza da parte di agenzie o enti esterni o aziende, e dove invece c'è veramente l'occhio a quella che è la cura, al desiderio di aiutare le persone, e non solo le persone, parliamo anche di aziende oggi. Ecco, questo è stato il motivo per cui diciamo c'è stato questo matrimonio, credo, già 6-7 anni fa con le edizioni fisiche, no? Fisicamente i ragazzi da tutta la regione, insomma, grosso modo, perché sposavamo questo desiderio di ascolto e di dare veramente un senso di accoglienza durante il percorso degli studi, lo sposavamo a quello che era la naturale prosecuzione di chi arriva alla laurea, e cioè il placement, che non è un obbligo, diciamo, per legge. Molte università si adoperano in questo senso, però non è nelle mansioni, diciamo così, più ristrette che riguardano il percorso universitario. Eppure molte università, compresa la nostra, desiderano arrivare a questa conclusione, aiutando i ragazzi a essere introdotti al mondo del lavoro. Ecco per cui, diciamo, il motivo per cui il desiderio di sottolineare la dignità del lavoro
la dignità della persona che lavora, oltre che le pari opportunità, ok? Ci ha permesso di arrivare a questo matrimonio con gli organizzatori di questa giornata. In loro ho visto anche il desiderio, oltre che la grande professionalità, questo desiderio di andare a colpire lì dove è necessario colpire per quanto riguarda una rivoluzione culturale che è a 360 gradi. L'accessibilità è a 360 gradi, non è solo architettonica, ormai lo diciamo da tanto, no? È un percorso faticoso, lungo, che deve coinvolgere le persone, la loro cultura. Io non ho timore a dire che qui abbiamo persone anche tra i docenti, nella parte amministrativa, persone squisite, altre che hanno bisogno di essere accompagnate in questa rivoluzione culturale. Quindi l'orientamento, cioè, quindi è il percorso che da sempre sogniamo, è dall'orientamento addirittura ai licei, insomma alle scuole superiori, quando cerchiamo di consigliare ai ragazzi un qualcosa di proficuo, che deve piacere sicuramente, ma deve essere anche tagliato, cucito a quella che è la loro personalità, insomma, l'orientamento questo deve fare, dall'orientamento fino al placement, vuol dire accompagnarli. Allora, in questi anni che cosa è cambiato? In questo anno in particolare, intanto dico negli ultimi anni, e questa è una buona notizia, all'università sono arrivate sempre più persone, quindi la consapevolezza di poter essere seguiti con, diciamo, non solo con la tecnologia, ma anche con delle professionalità, no? E delle leggi, delle norme che tutelino, ha permesso di rompere certi argini, più che altro, ripeto, culturali, che erano presenti alle superiori. Quindi i numeri, diciamo, stanno, lo dico con grande piacere, anche con un filino di preoccupazione, i numeri dei ragazzi stanno esplodendo, e anche le difficoltà fisiche, cioè le tipologie di difficoltà fisiche, stanno andando verso gravità che prima, diciamo, non avremmo mai immaginato. E poi sono veramente cresciuti i numeri che riguardano i disturbi dell'apprendimento e altre tipologie di BES, cioè di bisogni educativi speciali. Se guardo a questo anno, ecco, e vado a concludere in pochi minuti, io traggo molto insegnamento. Questo anno, ormai stiamo facendo un anno di Covid, e naturalmente siete così per calarvi nel contesto, sicuramente prima della fine di questo semestre non ritorneremo in presenza. Quindi avremo fatto due semestri, il secondo dell'anno accademico scorso e questo primo, ma forse anche qualche mese in più, lo avremo fatto con la didattica a distanza, tranne piccole eccezioni che riguardano le matricole. Bene, se guardo a questo anno, che cosa vedo? Quali sono state le difficoltà e quali insegnamenti possiamo trarre anche in ottica lavorativa? Innanzitutto, e questo lo dico, non dico io solo in base a quello che ho percepito, ma anche sulla scorta sull'insegnamento e sulle parole di professionisti come quelli del counseling psicologico, per esempio, nonché chi fa la presa in carico dei ragazzi nei nostri sportelli. Insomma, che cosa abbiamo percepito? Certamente si guadagna qualche minuto di tempo nel non doversi spostare da casa all'università, ma questo è l'unico vantaggio, veramente, il vantaggio di stare al calduccio, al tepore della propria abitazione è minimo. Il tempo guadagnato sono vantaggi minimi rispetto a quelli che sono gli svantaggi, cioè la perdita del contatto umano, una cosa che noi italiani poi sentiamo ancora di più, penso, rispetto ai nord europei, e poi vi dico anche qualcosa sul nord Europa. E la perdita del contatto umano, di un abbraccio, della possibilità di andare a prendere un cappuccino insieme, se penso a tutte le situazioni dei nostri ragazzi, che adesso sono più di 1000, però insomma quelli con cui abbiamo più contatto diretto lamentano questo, cioè la,
la perdita di certi gruppi di amicizie che si erano faticosamente consolidati negli anni, l'impossibilità di stringere un rapporto, no? Ecco, andando oltre quella che è la didattica, addirittura sì, da un certo punto di vista la didattica resta la registrazione, resta la possibilità di rivedere certe cose, ma poi mancano questi contatti umani. Per quanto riguarda il gruppo di lavoro che si chiama CARIS qui a Tor Vergata, che segue i ragazzi e tenta di favorire un'integrazione, una crescita umana, una ricchezza per tutta la comunità universitaria, un'integrazione dei ragazzi, dei nostri 1000 ragazzi, questo l'abbiamo sempre pensato, è una ricchezza per tutta la comunità universitaria. E quindi ora abbiamo il deserto dei tartari, naturalmente, però anche se faticosamente, quasi tutte le attività di integrazione, di inclusione, tranne quelle che prevedevano degli assembramenti, adesso faccio un esempio, il teatro, il gruppo di teatro che è integrato con docenti, è andato avanti per un po', ma naturalmente non sarà possibile, non è stato possibile lo spettacolo, ma non so, il corso di LIS è andato avanti, e molti altri. Naturalmente qualcosa, questo è il momento per pensare a una riorganizzazione, per pensare a un nuovo approccio, per pensare a nuove idee, diciamo, sperabilmente, io direi, a partire da marzo, per farle partire a partire da marzo. Qualcosa abbiamo perso. Che cosa ci portiamo dentro? Beh, innanzitutto, dicevo, dal punto di vista delle alleanze europee, per esempio la novità è che Tor Vergata è entrata in un'alleanza di giovani università, si chiama IUFE, giovani università che vogliono fare un progetto integrato. Bene, dovete sapere, questo lo dico come piccolo punto che può far piacere, che uno dei work package, cioè delle linee guida, dei punti di lavoro di questo progetto triennale più, è proprio la diversity ed inclusion, quindi tutte le università, almeno in questa alleanza, lavorano insieme per poter permettere scambi da parte dei ragazzi, ma anche dei docenti. Ecco, allora lì c'è un confronto di diverse mentalità, veramente molto arricchente, e devo dire che se talvolta in questi contesti, questi tavoli di lavoro europei, talvolta sembra che su certe cose noi italiani siamo indietro, devo dire che in questo caso, nonostante le diversità di vedute, le leggi hanno potuto in qualche maniera tutelare i ragazzi in Italia. Ecco. Ma chiusa parentesi per quanto riguarda questa apertura, questo afflato europeo, tornando al nostro orto, che tanto piccolo non è tanto orticello, devo dire cosa ho colto io personalmente, la squadra che ci sostiene, e cosa hanno colto i ragazzi di buono. Certamente abbiamo dovuto chiedere aiuto alla nostra creatività veramente in maniera profonda, cioè idee nuove che penso ci porteremo avanti per il futuro. La creatività significa proprio, ecco, venire incontro, superare i problemi che nascono dalla mancanza dei tutor, dalla presenza dei tutor online o dalle nuove modalità di verifica, eccetera, e anche per quanto riguarda il placement, con i nuovi contatti, con modalità di contatto con le aziende. Ecco, allora una grande diciamo creatività è quello che chiediamo anche ai nostri ragazzi, e che i ragazzi stanno imparando veramente a valorizzare. L'altra è la resilienza, è una parola che va di moda moltissimo in questi tempi, e in quale contesto volete che la resilienza non sia sia più importante, se non in quello universitario, che prepara dei ragazzi al livello, diciamo, più alto
di istruzione, perché abbiamo tra l'altro anche dottorandi, anche ragazzi che frequentano i master, tantissimi. Quindi la resilienza importante qui e li prepara al contatto con le aziende. Aziende che mi sembra siano negli anni, per quello che ho potuto vedere io, siano state sempre contente di questo nuovo approccio, diciamo, culturale, no? Quindi concludo, dico ai ragazzi una cosa che forse li scomoda, scomoda me, perché qualcuno l'altro giorno me l'ha detto, quanto sia importante uscire veramente dalla zona di comfort. Adesso io per mano in parallelo, non so, 10 cose e vado sempre a fare quelle che di routine che fai quasi a occhi chiusi. Ecco, Daniele, finisco. Vai sempre a fare quelle, invece puntate dritto su quelle che sono le zone di non comfort, perché da lì c'è una grande crescita, certamente con tutte le difficoltà del caso, però ecco, tutti li abbiamo nella nostra vita, quindi veramente un augurio e una buona vita di grande creatività e resilienza, e spero che questa giornata, ma sono sicuro, sia utile anche per le aziende. Bene, naturalmente io sono a disposizione tramite i contatti, non so se qualcuno ha domande anche offline, per poter rispondere via mail o non so come diranno gli organizzatori. Grazie veramente di questa opportunità. Professor Medaglia, grazie, io rispondo subito, daremo a tutti gli utenti i riferimenti istituzionali, se, come abbiamo già fatto anche con Elio, benvenuti qui in chat. Grazie, vorrei citare proprio due punti. Uno, quando hai detto che ecco, il placement non è un obbligo per l'università, non è una cosa che deve fare, ma che vuole fare. Questo secondo me è molto importante, perché appunto ci fa capire come anche la buona volontà, il voler raggiungere degli obiettivi, e qui introduco un'altra parola chiave, la creatività, che hai detto qui in chiusura, sia la migliore risposta per uscire dalla zona di comfort, diciamo la migliore risposta per vincere la paura di uscire dalla zona di comfort. Perché l'esperienza ci insegna che quest'anno siamo dovuti uscire dalla zona di comfort, siamo stati obbligati. Però poi quando le cose vanno bene, ecco, tendiamo a rimanere un po' nel nostro comfort. Quindi dovremmo, io immagino questa ispirazione, dovremmo ricordarci anche quando avremo raggiunto un nuovo comfort, che con la creatività, con la buona volontà, poi possiamo solo migliorare ancora e raggiungere delle zone di comfort addirittura superiori. Quindi Gianni, grazie veramente tantissimo di essere stato con noi. Ti chiedo cortesemente la chiusura del microfono, poi ci risentiremo presto. E passo adesso la parola, grazie ancora, passo la parola in chiusura al nostro Joshua Paveri, che molti di voi conoscono già, per dare un po' il suo punto di vista, le sue parole così importanti, preziose, rivolte in egual distanza alle aziende e ai candidati. Joshua, qualche minuto anche a te, grazie di essere con noi. Grazie mille Daniele, buongiorno a tutti. Prendo la parola solamente per fare un paio di osservazioni, diciamo, lato sia utente sia azienda, nel senso che io ritengo che per chi mi conosce lo sa bene, lavorare credo che sia essenziale per qualunque persona, e credo che lo sia ancora di più per una persona con disabilità. Il lavoro dà la possibilità a ognuno di noi di avere un'indipendenza economica e di avere una vita appagante, di avere un'esperienza appagante e soddisfacente a tutto tondo. Questo io credo che anche per una persona con disabilità sia
allo stesso modo, e anzi sia un valore aggiunto doppio, nel senso che spesso capita che alcune persone con disabilità possano avvertire una fatica magari maggiore rispetto ad altri nel comunque andare a lavorare tutti i giorni, ma perseverano in questa fatica, tra virgolette, proprio per raggiungere uno scopo ed essere appagati dalla propria attività lavorativa. Ma il lavoro non si riduce solo a questo, il lavoro è un momento di confronto, è un lavoro rappresenta una gran parte della nostra vita, una parte di scambio continuo con colleghi e non solo, sia nel bene sia nel male. Questo sia nella vita d'ufficio, un po' meno in questo periodo che stiamo vivendo in smart working, però diciamo che credo che sia una crescita, il lavoro rappresenta una crescita personale e professionale a 360 gradi. L'altro aspetto che questo noi stiamo ancora vivendo è per le persone che non hanno ancora un lavoro, e questo la ricerca del lavoro forse rappresenta una fatica ancora superiore rispetto all'avere un lavoro e affrontare la giornata quotidianamente. Però io ritengo che la perseveranza nel cercare lavoro alla fine paghi, nel senso che spesso sia candidati sia aziende dicono il fatidico no. Magari il candidato rifiuta una posizione, l'azienda non ti ritiene sufficientemente skillato per quella posizione, però dietro a ogni no credo che si celi un sì, per la legge dei grandi numeri, no? Nel momento in cui ricevo 10 no, riceverò sicuramente un sì, e quel sì credo che sia che rappresenti il lavoro, non dico perfetto, perché credo che sia davvero quasi utopistico cercare il lavoro perfetto, però cercare il lavoro che sia più in linea con le nostre competenze, le nostre passioni, il nostro volere. E allo stesso tempo credo che anche i no, sia dei recruiter, delle aziende, siano molto formativi, nel senso che nel momento in cui un no viene motivato, dà la possibilità al candidato di comprendere per quale motivo non è stato scelto per quella posizione e di migliorarsi, oppure cercare di modificare la sua ricerca del lavoro rispetto a quelle che magari sono le proprie ambizioni, piuttosto che skill, piuttosto che competenze. E anche il candidato, spesso capita che un candidato, magari soprattutto categoria protetta, abbia un curriculum molto frammentato per mille motivi che possono essere dovuti alla patologia, al momento storico, alla necessità, e quindi i recruiter a volte incappano in curriculum che sono magari apparentemente incoerenti, però hanno in realtà una ragione per il quale una persona ha fatto mille esperienze molto variegate e spesso non connesse. E dall'altra parte io credo che anche lato candidato rendersi conto di quale sia la propria strada dia la possibilità a sua volta di dire magari il no all'azienda, oppure prediligere un'offerta di lavoro rispetto a un'altra. In tutto questo credo che la trasparenza debba essere, diciamo, un punto, ma come in qualunque altro rapporto, in qualunque altro colloquio di lavoro, no? Però a volte mettere in chiaro le motivazioni per il quale ci sono dei rifiuti credo che sia molto, molto appagante. Avere una persona, un altro punto, diciamo, che mi sento di trattare è che, soprattutto la tua azienda, no? Avere un collega, un dipendente con una disabilità spesso rappresenta una voglia di crescere, di proseguire per l'azienda rappresenta un punto di forza, quindi anche per i colleghi è un momento, diciamo, di crescita, di condivisione e di inclusione soprattutto. Io sono stato
velocissimo. Daniele, credo di aver concluso il mio intervento e ringrazio ancora per l'invito e auguro buon lavoro a tutti. Joshua, grazie veramente, perché sicuramente quello che hai detto è molto importante. È col lavoro che si ha veramente la parità. Sicuramente ci possono essere mille modi per una persona con disabilità per vivere una vita piena e appagante, ma il lavoro fa sicuramente la parte sua. Io chiuderei qui come primo momento di condivisione e di inaugurazione del Diversity Day. Vorrei fare un ringraziamento doppio, cercando di essere il meno retorico possibile. Uno a tutte quelle realtà in ombra che non vediamo, che non possiamo vedere tutte oggi, e che oggi per esempio è stata rappresentata da Elio e la sua associazione. Tutte quelle associazioni che quest'anno hanno avuto dei momenti molto molto complicati, perché la distanza fisica per la persona con disabilità in certi casi diventa veramente invalidante, oltre l'invalidità stessa. Quindi le associazioni svolgono un lavoro molto importante. Per farvelo capire, vi dico che diverse ricerche, anche europee, dimostrano come sia importante avvalersi del know-how delle associazioni sul territorio. Quindi consideriamo queste presenze come anche portatrici di sapere. Poi vorrei ringraziare Value People, alla regia Marina Massaro, che ci danno un supporto veramente impagabile, perché non è semplice organizzare un evento online così complesso. Non mi dilungo oltre, perché fra poco inizieranno altri appuntamenti. Ho letto qui in chat alcune domande tecniche sull'evento. Vi ricordo che nel sito è scritto chiaramente tutto come funziona il format, nel modo più chiaro, quanto più chiaro possibile ovviamente, e che per tutti quelli che sono dubbi che ancora avete, abbiamo, c'è il riferimento del Diversity Day per dare le risposte. Io vi saluto, vi ringrazio, vi ho visto qui molto numerosi nella chat, anche molti nomi conosciuti che saluto personalmente. Quindi ci sentiamo, vediamo nei prossimi giorni, e veramente auguro un buon lavoro a tutti voi, perché anche cercare un lavoro è un lavoro a tutti gli effetti. Grazie a tutti e a presto.